Benvenuti a bordo, viaggiatori! Oh, ma sono in bianco e nero, ma stiamo scherzando? Ma che cosa succede? No, vabbè, stiamo scherzando sul serio, perché quello che succede è che oggi parliamo della TV analogica in bianco e nero. La TV che è arrivata in Italia sino più o meno alla seconda metà degli anni 70, quando poi piano piano sono cominciate a diffondersi le trasmissioni a colori. Ma parliamo appunto di quello che c'era prima della seconda metà degli anni 70, parliamo della TV in bianco e nero, e lo facciamo oggi in questa puntata a colori di Diario di Viaggio on the road, Operazione Nostalgia. Prima di cominciare una breve storia, tutto comincia il 1897 con lo sviluppo da parte del tedesco Braun del primo tubo catodico e la costruzione del primo oscilloscopio. Tuttavia dovranno passare altri 30 anni e arrivare in America, perché il nostro caro inventore e chi ha visto la serie Magazzino 13, Warehouse 13, sa di che cosa stiamo parlando, è lui, Philo Farnsworth, inventa la prima vera e propria TV in bianco e nero. E nel 1927 si stava studiando la TV meccanica, quindi l'invenzione di Farnsworth avuto molto successo perché era decisamente molto più versatile della TV meccanica. Il principio di funzionamento è molto semplice: abbiamo un tubo catodico, ossia un tubo dal cui catodo partono dei fasci di elettroni che vengono concentrati in un raggio, appunto il raggio catodico, e vengono attirati dall'anodo che si trova sulla superficie dello schermo, dato che c'è una elevata differenza di potenziale tra i due elementi. Nel tubo c'è un vuoto particolarmente spinto. C'era tutta una tecnica per realizzare questo vuoto. Si cominciava con il saturare il tubo prima di sigillarlo con dell'ossigeno. Una volta saturato con dell'ossigeno, si procedeva a estrarre il più possibile la più grossa quantità di ossigeno presente, la più grossa quantità di aria presente, costruendo un vuoto estremamente spinto. Quindi si chiudeva il tubo. Però a questo punto molto probabilmente sarebbe rimasta qualche molecola di ossigeno in giro, perché è ovvio, non puoi ottenere un vuoto al 100% tanto facilmente. Ma allora si applicava una tecnica molto intelligente, quella del cosiddetto get, ossia si metteva all'interno del tubo catodico un piattino, una specie di supporto, con un metallo, generalmente bario, che si sarebbe ossidato molto velocemente in presenza di ossigeno. Una volta sigillato il tubo, tramite induzione magnetica si surriscaldava il bario fino a temperature elevatissime, fino oltre la temperatura di fusione, ed essendoci il vuoto, il bario subito evaporava. In presenza di ossigeno si sarebbe ossidato molto velocemente, quindi assorbendo quel poco ossigeno rimasto, e il getter lo riconosciamo dal fatto che nelle valvole termoioniche sulla parte più alta, nei tubi catodici in fondo o in alcuni punti specifici, c'era una concentrazione di una sostanza metallica argentata, che è appunto il getter, il bario che è stato fatto evaporare e quindi poi si è depositato sulla superficie del vetro. Il bario, rimanendo lì dentro, era sempre sensibile all'ossigeno, quindi in presenza di qualsiasi molecola libera di ossigeno si sarebbe ossidato molto velocemente. Attraverso dei grossi elettromagneti, attraverso un grosso campo elettrico, il fascio di elettroni veniva deviato, nello specifico veniva costruita una scansione continua delle righe sullo schermo, una scansione che veniva in modalità interlacciata. Grazie alla tensione elettrica facevamo 50 Hz, quindi ci faceva 25 volte al secondo una schermata completa, perché 50 volte al secondo veniva scansionato l'intera superficie dello schermo, solo che una volta veniva scansionato la serie di righe pari, una volta la serie di righe dispari, e quindi interlacciando si ottenevano 25 schermate al secondo, è il motivo per cui il sistema PAL è l'invio di 25 fotogrammi al secondo, giusto per curiosità. Ma veniamo un po' alla situazione: siamo alla fine degli anni 50, all'inizio degli anni 60, si cominciano a diffondere queste TV in bianco e nero, TV valvolari, e chi ha avuto una TV valvolare, io da piccolo avevamo la TV valvolare, dai nonni c'era la TV valvolare, si ricorda due cose. La prima cosa era che non è che tu accendi la TV e la TV si accende, le valvole dovevano scaldarsi, dovevano arrivare a temperatura, dovevano arrivare al giusto livello di emissione, quindi tu accendevi la TV e le valvole si scaldavano per un minuto buono. Dopo circa un minuto prima arrivava l'audio, poi dopo qualche altra decina di secondi cominciava a formarsi il video. Ma non solo, visto che le valvole avevano bisogno di surriscaldarsi, ma erano degli apparecchi molto delicati, avevano anche bisogno di una tensione elettrica estremamente stabile, innanzitutto di 50 Hz molto stabili per avere sincronia dell'immagine,
hai di una tensione elettrica molto stabile. Negli anni 60 in Italia non è che la tensione elettrica fosse particolarmente stabile, quindi ecco che in casa avevamo un'altra cosa, uno scatolotto. Tipicamente aveva la forma di una valigetta, ma poi ce n'erano delle forme più disparate. Questo scatolotto veniva messo sotto la televisione. Chi è della mia generazione probabilmente se lo ricorda, questo scatolotto era lo stabilizzatore, da qualche parte veniva chiamato il trasformatore per la TV, che serviva a ricevere la tensione elettrica di casa, che comunque oscillava moltissimo. La corrente di casa è alternata, significa che varia di polarità diverse volte al secondo, nello specifico 50 volte al secondo. In realtà negli anni 60 era alternata perché variava tutto quanto diverse volte al secondo: la tensione, la potenza, l'amperaggio, il wattaggio, il voltaggio, tutto quanto arrivava a caso. Lo stabilizzatore, invece, faceva in modo di mandare alla televisione 220 volti il più possibile puliti, una frequenza di 50 Hz il più possibile stabile. In questo modo, da una parte si allungava la vita delle valvole, dall'altra si evitavano disturbi provocati dalle interferenze elettriche. E c'era questo scatolotto e bisognava accenderlo almeno un minuto prima della televisione, perché anche lui doveva scaldarsi, avevamo le televisioni turbo diesel. Dopo che accendevi questo scatolotto, e tipicamente era in cucina, nella cucina c'era umidità, quindi quando accendevi questo scatolotto cominciava pure a friggere, perché dove c'era umidità c'era questo rumore di frittura. Dopo che accendevi questo scatolotto, dopo un minuto buono, cominciavi ad accendere il televisore, perché anche lui doveva partire, c'erano quindi un altro paio di minuti prima che cominciassero ad arrivare le trasmissioni televisive. Poi quando spegnevi il televisore, al contrario, prima spegnevi il televisore, poi dopo qualche istante, dopo alcuni secondi, spegnevi lo scatolotto e ti rimaneva il puntino al centro dello schermo per anche diverse ore, perché erano correnti parassite, c'era un groviglio. Le trasmissioni in bianco e nero sono andate avanti per moltissimo tempo. Il primo canale televisivo che abbiamo avuto, il primo canale Rai, è arrivato a cominciare a trasmettere ufficialmente nel 1954 e trasmetteva quasi in tutto il territorio italiano. Piano piano il segnale si è un pochettino espanso nel territorio italiano nel corso della, appunto, seconda metà degli anni 50. Solo nel 1961 è arrivato il secondo canale, sempre della Rai, quindi non è che c'era un grandissimo pluralismo dei canali televisivi. Ecco perché negli anni 60 in realtà erano diffusissime le radio e le televisioni erano ancora una cosa più che si metteva una sola televisione nelle case delle famiglie ricche, o si metteva la televisione nel bar, nel locale di tendenza. Allora la gente in casa al massimo c'aveva il mobile radiofonico, perché la radio a valvole era una cosa gigantesca, era un po' come la televisione, e si andava in salotto ad ascoltare la radio, mica come adesso che uno mentre sta correndo si mette la musica sul cellulare o l'audiolibro. Le trasmissioni sono andate avanti in bianco e nero per parecchio tempo. La prima sperimentazione per le trasmissioni a colori in Italia è arrivata tra il 1976 e il 1977, quindi sì, io sono nato quando la buona parte delle trasmissioni televisive in Italia erano ancora in bianco e nero, nel 1976. Grazie, perché so quanto mi considerate vintage. Nel corso del tempo le cose sono cambiate. Negli anni 80 l'etere è diventato appannaggio di tantissime televisioni locali e nazionali, sono arrivate le trasmissioni televisive a colori un po' in tutta Italia, sono arrivate le trasmissioni televisive in diretta, il sistema televisivo si è evoluto sino ad arrivare alla TV digitale terrestre con centinaia di canali sulla stessa banda di frequenza. Ma secondo me è bello pensare a quando c'era un solo canale televisivo, quando c'era tutto questo lavoro da fare: accendi il trasformatore, aspetta quel minuto che si surriscaldi, poi accendi la televisione, aspetta quell'altro minuto, minuto e mezzo che si surriscaldi anche la televisione, partiva la televisione e non dovevi spegnerla, perché poi per riaccenderla ci voleva il tempo che si raffreddassero le valvole, sennò si danneggiavano, e poi dopo che partiva la televisione molto lentamente, quello c'era, cambia canale. Che cosa cambio canale? C'è solo Rai 1, era tutto in bianco e nero, ed è lì che si è sviluppata una situazione che ha riguardato la pubblicità, che è Carosello, di cui probabilmente parleremo un'altra volta. La televisione era un meccanismo di intrattenimento molto molto particolare, certamente è cambiato tantissimo nel corso del tempo, la pluralità dei canali televisivi ha creato sicuramente un grandissimo mercato, ma tutto quanto è partito da delle immagini trasmesse in bianco e nero attraverso un tubo catodico che aveva persino delle emissioni di raggi X quando ci si trovava a meno di 5 cm dalla superficie dello schermo. Per cui sì, c'era un motivo per cui si diceva non guardare la televisione da troppo vicino, perché non è sano. Insomma, questo era per ricordarvi la TV in bianco e nero. Voi avete avuto una TV in bianco e nero quando eravate piccoli? Vi ricordate, magari a casa dei vostri nonni, la TV in bianco e nero? Vi ricordavate la TV valvolare? Sapevate che c'erano le TV valvolari che bisognava aspettare una marea di tempo per accendere? Altro che presto accendi che c'è questa cosa su questo canale, dovevi pensarci per tempo. C'è la partita alle 8, per sicurezza cominciamo ad accendere la televisione alle 7:30, così siamo sicuri che è tutto sintonizzato, che è tutto a posto, perché se no vai a accenderla all'ultimo momento, rischi di perderti parte della partita.
vita. Raccontatemi un po' la vostra sulla TV in bianco e nero nei commenti qua sotto o su Twitter con l'hashtag di DBOTR. Bene, io sono Grizzly, questo era Operazione Nostalgia. Come sempre vi invito a mettere pollice in alto, condividere questo vlog, iscrivervi al canale. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!